Allora, buongiorno a tutti, intanto diciamo che è un bel vedere avere di fronte un'assemblea così composita e così piena di persone che tutti i giorni, diciamo, nel proprio posto di lavoro portano avanti quelle che sono le iniziative e le problematiche che come sindacato stiamo portando avanti da ormai da un sacco di anni. Il pubblico impiego è, io credo, una parte fondamentale, importante del ruolo che l'ADL riveste all'interno del sindacalismo di base. È un punto importante perché all'interno del pubblico impiego non ci sono solo, diciamo così, la questione dei dipendenti pubblici, dei servizi che vengono erogati ai cittadini, ma diciamo, possiamo comprendere anche tutte quelle cose che vanno sotto il nome di beni comuni, cioè tutti quei servizi che sono indispensabili per una qualità della vita decente per tutti noi, per cui parliamo di trasporti, parliamo di acqua, gas, parliamo di rifiuti, parliamo di tutta una serie di questioni che sono, diciamo, parte della nostra vita tutti i giorni. Nel pubblico impiego ovviamente siamo in una situazione in cui il contratto nazionale è fermo ormai da tempo immemore, per cui non sappiamo nemmeno se riuscirà ad essere siglato o meno, anche se le voci dicono che magari prima delle elezioni un tentativo lo faranno per cercare di incamerare qualche voto in più, però ormai noi dal 2009 siamo senza contratto e quindi, diciamo, i nostri stipendi sono fermi a quella data. Nel pubblico impiego rientrano, oltre appunto, come diceva Gianni, comune, agenzia delle entrate, case di riposo, ma rientrano anche altri servizi tipo trasporti, tipo acqua, gas e rifiuti. Proprio per i trasporti noi abbiamo in piedi una vertenza importante, una vertenza che si trascina ormai da 2 anni e che vede il tentativo da parte, in questo caso come sempre, no, di un potere forte, cioè delle Ferrovie dello Stato, che sono proprietarie del 55% dell'azienda di trasporti Padovana, il tentativo di evitare qualsiasi tipo di confronto, qualsiasi tipo di, diciamo, di incontro o di messa in discussione dei rapporti con i sindacati di base. Per cui anche stamattina i compagni che erano qui presenti come delegati adesso, per dire, sono dovuti tornare al lavoro perché per noi permessi sindacali e cose di questo genere non esistono, quindi tutto quello che viene fatto fuori dall'orario di lavoro o attraverso il proprio tempo personale. Abbiamo ultimamente fatto un grande sciopero qua a Padova, abbiamo fatto uno sciopero che ha visto la presenza, cioè la partecipazione dell'85% dei lavoratori allo sciopero, che ha visto il tram che tutti quanti, o diciamo una buona parte di voi, conoscono fermo, tranne una sola vettura che girava perché era un sindacalista della CGIL. Quindi diciamo un'adesione ad uno sciopero indetto non per portare a casa chissà che aumenti salariali o chissà che tipo di problematiche, ma per migliorare il servizio all'interno di questa città, per garantire un servizio migliore, per garantire, oltre a un servizio migliore, più affidabile, più certo, anche la possibilità per chi lavora di avere dei turni di lavoro più decenti. Questo sciopero ha visto una manifestazione con un corteo, che era la prima volta credo che a Padova si vedeva un corteo di autoferro tranvieri che si muoveva all'interno della città, e ha visto poi il corteo arrivare a Palazzo Moroni per incontrare il sindaco e per chiedere al sindaco di risolvere queste problematiche.
In questo caso, ripetiamo, il problema qual è? Il problema non è tanto la disponibilità o meno da parte dell'amministrazione comunale, il problema è che abbiamo di fronte un soggetto, cioè le Ferrovie dello Stato, che ritiene, in quanto diciamo unico proprietario dei trasporti a livello nazionale, cioè unico tenutario di quello che è il trasporto a livello nazionale, di poter fare quello che vuole, come crede. E lo vediamo non solo per Padova, lo vediamo anche per tutte le altre situazioni, come possono essere quelle, diciamo, dei trasporti ferroviari, dove vengono privilegiati solo e unicamente le linee che portano denaro, e tutte le linee invece provinciali, tutti i treni locali, tutte quelle linee che secondo loro non garantiscono un profitto vero, vengono lasciate da parte. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda questo tipo di questione. Però credo che oggi sia importante affrontare una questione in maniera molto più chiara. Oggi noi qui abbiamo la possibilità di far vedere, e di far vedere poi nelle prossime iniziative, anche se si riuscirà a fare questa data comune per tutti i sindacati di base, di sciopero nazionale, abbiamo la possibilità di far vedere che non c'è differenza tra lavoratori di un certo tipo e lavoratori pubblici, che non c'è differenza tra lavoratori privati e lavoratori pubblici, perché comunque tutti e due, tutte quante le situazioni di cui stiamo parlando sono sfruttate, sono tutte situazioni che vivono sistemi, momenti di precarietà, sono tutte situazioni che vedono l'applicazione di un concetto completamente diverso rispetto a quello che noi riteniamo importante dei diritti dei lavoratori. Sono tutte situazioni che vedono, diciamo, un tentativo di tenere bloccati i lavoratori privati con un certo tipo di ricatti, con il Jobs Act, con tutta una serie di altre questioni, e i lavoratori pubblici invece costretti a lavorare fino a diciamo non essere nemmeno più in grado di poter garantire un servizio efficiente. Mi riferisco ad esempio alle maestre delle scuole nido e asili, scuole materne e asili nido, dove costringere una maestra a lavorare fino a 67 anni con bambini piccoli è evidente che è complicato, è impossibile, cioè è difficile che una possa tutto il giorno continuare a fare quel tipo di lavoro. Oltre a questo, diciamo, esistono delle discriminazioni che comunque vengono messe in campo nei confronti dei lavoratori pubblici così come nei confronti dei lavoratori privati. Noi crediamo che sia importante andare avanti rispetto a queste cose dicendo che non possiamo accettare questo tipo di discriminazioni, che i lavoratori sono un corpo unico al di là del fatto che lavorino nel privato o nel pubblico, e per cui uno sciopero come quello indetto a livello nazionale non può che essere uno sciopero che veda articolate all'interno di tutti i territori tutte le iniziative che vedono presenti sia i pubblici che i privati per garantire diritti per tutti, per garantire una migliore qualità della vita, per garantire servizi per tutti, che siano veramente servizi per tutti, che non ci sia il tentativo, come spesso accade, di discriminare rispetto al fatto che uno abbia un certo colore della pelle rispetto ad un altro. Quindi da questo punto di vista oggi per noi è una giornata importante, è una giornata che ci permette di mettere a confronto le varie situazioni, di far vedere anche fuori che per noi il mondo del lavoro è unico, che per noi i diritti sono diritti per tutti, e su questi non possiamo assolutamente tornare indietro. Per cui anche per le prossime iniziative, per i prossimi momenti di lotta che faremo, che avremo, credo sia importante in ogni caso, così come abbiamo fatto anche in altre situazioni, essere in grado di portare non solidarietà, come diceva prima il compagno dei centri sociali, perché qui non si tratta di portare solidarietà nei confronti di altri, ma si tratta proprio di partecipare attivamente a tutte quelle che sono le iniziative e le lotte
che garantiscono a tutti noi la possibilità di avere una migliore qualità della vita e diritti uguali per tutti. Grazie.